Cunellis dichiara il suo disinteresse per le immagini senza vita e il suo interesse per la vita. Cunellis è leggero solo nel senso che sa sottrarre peso, sottrarre l'inerzia, l'opacità e la stessa natura originaria di oggetto materiale alle cose che raccoglie. Il soffio che anima quegli oggetti, che li sottrae alla loro opaca funzione quotidiana, è qualcosa di immateriale, di volatile, di leggero appunto, qualcosa che colpisce dall'esterno, cioè dall'artista, la loro pesante inerzia. La pittura è talmente implicata con la corporalità che l'ultima cosa di cui avrebbe bisogno per prodursi è l'esposizione di un corpo in carne e ossa. La pittura, d'altra parte, è talmente implicata con la riflessività della visione che l'ultima cosa di cui avrebbe bisogno per prodursi è l'esposizione di uno specchio vero e proprio. Accade però che Cunellis abbia disposto nel tabernacolo centrale di volume il corpo nudo di una giovane donna gravida, visibile a distanza dai due lati e solo di profilo. Accade inoltre che al suo posto egli abbia successivamente sistemato una coppia di vecchi armadi di legno, dotati di ampie specchiere, legati dorso contro dorso. Gli schizzi inquietanti che anticipano i due interventi denunciano immediatamente il risvolto straziato e profanato di quella intatta carnalità, dando forma a quello strato di morte che l'occhio ha dovuto attraversare per poter infine incontrare se stesso come sguardo speculare e abilitarsi pienamente alla visione.